Le apparizioni di Gesù risorto ai discepoli. Ci siamo soffermati su di esse mercoledì scorso. Vorrei farlo anche oggi, guardando all'incontro avvenuto sul lago di Tiberiade, il Mar di Galilea, come veniva chiamato. Ascoltiamo da Giovanni. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, Natanaele di Cana, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca. Portando nel cuore le forti esperienze del risorto già avute, hanno ripreso insieme il loro lavoro. Ma quella notte non pescarono nulla. È la vita, possiamo dire. Successi e insuccessi, momenti positivi e momenti negativi che ti lasciano perplesso, amareggiato. Ma è lì dentro che all'improvviso entra qualcuno e dà una svolta che solo può venire da fuori di noi. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Non sapevano chi era. L'unica cosa che sapevano, e che era evidente, era che loro non avevano niente, che il lavoro di tutta una notte non aveva dato nessun frutto. Allora Gesù disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». Avranno pensato: «Ma come? Mica abbiamo gettato la rete per una notte intera da una sola parte della barca? Siamo pescatori, sappiamo come si fa». Eppure obbedirono. Non sapevano chi era, ma obbedirono. Ricominciarono sulla parola di un altro. Gettarono la rete e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Il miracolo che Cristo compie nella mente e nel cuore di quegli uomini è innanzitutto la disponibilità a ricominciare sulla parola di un altro, sulla sua parola. Ed è qui che il più giovane, l'apostolo amato, prima degli altri riconosce la presenza di Gesù, il fatto che egli c'è, che è lì con loro. E allora Pietro corre incontro a quella presenza, mentre gli altri, con la barca piena di pesci, vengono a riva. Amici, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.